ormai. Perso tutti i punti. Bene, molto bene. E 54 punti ho già persi in due partite praticamente. Paradox Death. Il finirà con le ossa rotte oggi. Vinceremo insieme, sempre fedeli o morti. Divertiamoci, partner. Oh wow, è pure un oggetto. Cioè, ma devo giocare loro tre. Ma che cazzo di lobby sono queste qua? Ma porca. Fatemi sotto, vi sto aspettando. Notevole. Davvero notevole. Sono il Jumpmaster. Faccio i salti mortali per la squadra. Trattenete il respiro. Andiamo da questa parte. Che ha più posto da questo qua. C'è boh, io trovo qua un torre. Uno zaino. Ho trovato più roba qua che nelle altre parti. Caricatore leggero esteso, livello 1, per una buona base prima. Eccomi! Prima vittima. Beh, almeno non è uno dei nostri. Qui c'è uno scudo ausiliario, livello 2. Penso io. Sono morti. Nemico, gente. Andrà tutto bene. Devi morire, devi morire. Pathfinder. Qui là come ha fatto a restarsi? Mi servono munizioni pesanti. Sto usando il rampino. Mi sto curando, è solo un graffio. Sto ricaricando gli scudi. Attenzione, anello in movimento. Siamo
fortunati, siamo già dentro l'anello. Fuse, hai rotto il cazzo, non serve a niente. Datemi un secondo, sto ricaricando gli scudi. Lancio una granata termite. Bersaglio laggiù. Riposizioniamoci qui. Oh no, un'altra squadra ci attacca, amici. Andiamo da questa parte. Proviamoci dalle palle, per Dio. Ci sono più squadre qui, figa, che... controlliamo quest'area. Che in guerra, cazzo. Esce per il banner. Per il banner, dopo ce ne andiamo. Sei morto. Dai, come mai? Oh no, c'è un attacco aereo sulla nostra posizione. Attenzione. Mi curo. Che palle ste leggere di merda, ma le trovo pesanti sto gioco. Ma esistono almeno? Ah, che esistono. Salute, grazie, prego. Sperando di non trovare nessuno. Leader uccisioni eliminato. Round 2. Inizio conto alla rovescia anello. Vabbè ragazzi, ciao ciao. Avete perso i vostri punti. Attenzione, nave rifornimenti. Metà delle squadre è stata eliminata. Andiamo a stanare. Attenzione, replicatore in arrivo. Replicatore in discesa. Guarda questo zainetto qua sexy. Tu hai anche le pesanti, finché forse un po' troppo energetiche.
Sento gli strani rumori. Ah, c'era la diga. Ah, fica, c'era la figa. Ah, nave. Ah, nave. Ah, che divertimento. Il prossimo anello, pronto a vincere. Ah sì, proprio pronto a vincere. Proprio pronto. Ah, rapido, attivo e pronto. Sono veramente cattivo e pronto io. Attenzione, capsula assistenza in arrivo. C'ho proprio la faccia pronta. Round 3. Inizio conto alla rovescia anello. Bene, dentro il prossimo anello. Replicatore in arrivo. Guardate, blue down non mi piace. Not good, Blowdown, not good. Ogni rumore è qualcosa di pericoloso. Oh, ma fatevi i cazzi vostri, non ve l'ha mai detto nessuno. Dai. Non ci credo. Vabbè. Mi spareranno quelli là sopra. Vabbè. Vabbè, questo c'ha, si è caricato uno scudo in quanto tempo, scusa, gioco? Io ho rotto lo scudo in quanto tempo se l'è caricato? Ma che cazzo è? Boh. C'è
essere avviato? No, bene. Stava una viola. Cosa stava una viola? Ah, mi stavi guardando? Ah, al drop ci stava una viola. Allora ho avuto un buco del culo assurdo. Di solito trovi le armi, lui trova la viola. Un classico figa. Mi hanno fottuto Octane. Adesso uso il personaggio più schifoso della storia dopo Rampart. Perché sono un diamante. Non era aperto, tu provaci. Ah, guarda. Mi aspetto di tutto sto gioco. Di tutto. Sono la Jump Master, seguitemi, non vi deluderò. No, no, non vi deluderò proprio per niente. Adesso perderò tutti i punti. Mi piace lo stesso. Che tristezza. L'ho fatto apposta. Ah, stavo dicendo nessuno va lì sotto. Voglio il tuo cuore per tagliarlo a dentine e addentarlo. Roar. Non perdiamo la concentrazione. Ricordatevi che Loba non vuole mai combattere. Perché chi sceglie Loba non vuole mai combattere. Non so per quale motivo, però di solito vanno così. Oh. Non mi si è abbassato. Io ho un rateo 0,7. Te pensa. Mi si è abbassato così tanto per sti rincoglioniti. Che anche il gioco mi diceva, perché cazzo ci stai giocando? Per quale cazzo di motivo ci stai giocando a sto gioco? Ecco cosa succede quando si agisce l'impulso. Sì, 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 sì. Tanto per farti capire com'è la mia situazione. Di solito sono, quando giocavo con ste, arrivavo almeno al 0,9. Non dico all'1 perché magari qualche partita le perdevamo, roba del genere. Quindi al 0,9, ok? Ed è accettabile. Per un vecchio come me è accettabile. Adesso sono 0,74. Non so se capisci la situazione, veramente. È assurdo. Il campione, tutto fumo e niente arrosto. Io e Cecchino, vaffanculo, sparo da 8 km, cazzo. Abbiamo un morto. Guardatemi le spalle, amici. C'è un nuovo leader uccisioni. Ma che cazzo, Cecchino? Questo è un Cecchino serio, figlio. Più veloce. Ma trovassi anche un'arma seria. No, è normale, non gioco più. No, non gioco più, sto puntando ad arrivare a diamante, è normal, non ci gioco più. L'ho completamente saltato il normal, perché volevo arrivare a sto diamante di merda, così almeno ero felice. E dopo Mario, due o tre partite in normal le potevo anche fare. C'è verso. C'è verso, tutte perse, tutte perse. Oh, ma dai, un'arma decente gioco. Questi cosa hanno? Energetiche. È ora di andare. L'anello è dietro l'angolo, abbiamo ancora un minuto. Il volt, lo so il volt, ma c'è un altro con l'energetica, dopo siamo in 200 energetiche. Qua tengono a mano con le energetiche, le pesanti, figa, non te le danno mai. 45 secondi alla chiusura. Preferisco le leggere, che quelle le trovi dappertutto, soprattutto sui nemici. A parte che sono Loba. Torchi, torchi, repeater da questa parte. Pronti, 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 repeater. L'anello è vicino e si chiude tra 30 secondi. Ui! Questo sarà anche il loro territorio, ma io faccio quello che voglio.
ora piantare. C'è un'arma decente? Il torneto. Vabbè, meglio che niente. Oh. Ehi, finalmente una borsa nuova. Qui c'è un caricatore pesante esteso, livello 3. 10 secondi alla chiusura dell'anello. Prendete ciò che vi serve e muoviamoci. Penso che qui ci sia stato qualcuno. Speriamo che sia. C'è un trampolino da paura qui, tutto solo. Attenzione. Possiamo dare un'occhiata a questo? Mi appresto ad eseguire un salto quantistico. Quello si sta chiudendo. Mi piace rischiare, ma dobbiamo andare. Mi è perso aver sentito i passi. Ah, ecco, ho sentito giusto allora. Possiamo dare un'occhiata qui. Più veloce, più veloce, più veloce. Ma che è uno scherzo? Ma dove cazzo state andando? Rica, mi servono degli scudi. Ehi, un'occhiata a quella capsula assistenza. Se vi abbia anche un mirino, cazzo. Cazzo fanno? Ah, busciamo, dai, ormai è andato di merda. Sempre più in alto, Newt. Ah, sì. Mi appresto ad eseguire un salto. Mamma mia, sto anello di merda. Mamma mia. Sono a terra. Un nemico. Obiettivo abbattuto. Un nemico. Oh, ma avete una mano? Per Dio. Ricarico gli scudi. Ti devo un favore. Un'arma? Un'arma decente, voi, un'arma decente. Mi sto curando. Metà delle squadre è fuori gioco. Bene, il loro bottino lo prendo. Proprio a chi? Che c'è? Vuoi un bacino? Mi sto curando. Gli ho appena salvato il culo, c'è il coraggio anche di spararmi. Porca di quella puttana. Oh. Altro alternino, aggiornato. Un cudi, quanta roba. Togli un po' di roba. Come sono andato? Sono andato bene? Stato bravo? Basta, non lo dico più. Perché. Qui ci sono munizioni pesanti. Andiamo la capsula assistenza. Sì. Così c'è un po' troppi colpi di cecchino. Allora, pace. Tanto adesso li sputaniamo tutti. Qui c'è un R301. Bello. Proprio quello che cercavo. Bello. Quello mi piace. Se me lo lasciate, sennò vado a me. Problemi in arrivo. Grazie, dolcezza. De nada. De nada. Un momento, mi sto curando. Sì, ma se c'è Kaufi, io non so se sia una grande idea pucciare. Qui c'è uno scudo Evo, livello 2. Altre squadre hanno già battuto questo posto. Ah, meno loro hanno già battuto. Cazzo stanno sparando, per Dio. C'è un nuovo leader in uccisioni. Non vedo l'ora di fare la sua conoscenza. Replicatore in arrivo, meraviglioso.
Ah, fuori anello stanno sparando. Ma sono seri? Ottima idea. Non se va, non se va. Fuori safe non ha molto senso. Piuttosto aspettiamoli. Non ha molto senso andare fuori safe. Posso andare là sopra? Guardate, i nemici sono qui. Ah, pa, pa, pure. Ehi! Lo so, me lo dice in tanti, me lo dicono in tanti. Intanto, in tanti, non in tanti. Ricarico gli scudi. Trampolino lanciato. Questo è un peacekeeper. Ah, così si fa? Salita? No, impossibile. Attivo il salto quantistico. L'anello si chiude tra 45 secondi e dietro. Ah, fanculo. Niente, andiamocene, va. Quando sei triste, girati su. Già salita quella stronza schifosa. Abbiamo 30 secondi per entrare nell'anello, a meno che non vogliate farvi arrostire. Ma l'ho vinto! Che cazzo! Mica l'ho buttato a terra la tizia! È andata a terra, ha sofferto, io godo! Non capisco qual è il problema. Sono molto vicino. Espulsione, seggiolino, è iniettabile! Un'occhiata qui. Ottima idea. Guai in vista, sono molto vicino. Cioè, fammi capire, guai in vista. Devo andare qui. E dopo li pushiamo, e dopo guai in vista. Ma che cazzo è? Ma che cazzo fate? Si avvicina inesorabile. Dai, andiamo a morire. C'è un nemico qui. Cosa credete ci sia qui? È scappato. No. Mi era pace sentire un rampino di Pathfinder. Ehi, diamo un'occhiata a quella capsula assistenza. Lì non so quante volte sono morto. Vediamo quante volte vivrò con questi qua. Ecco. Come dicevamo. Giù, non fatevi scoprire. Hola. Vabbè, la testina l'ho presa. Caro, l'hanno resata, non mi ha dato l'eliminazione. Peccato. Che ne dite di orbitare attorno a quell'area? No, ci sono i nemici. C'è qualcuno laggiù. Vabbè. Sì, per favore. Qui c'è un SMG Prowler. Qui c'è un nemico. Lancio
Con calma. Aspetta, non mi piace. Batteria zero. Ci sono dei nemici. Brutto posto. Ricarico gli scudi. Non siamo soli. Hai idee? Cazzo, vuoi andare, coglione? Aiuto, amico. Al tappeto. Sono un graffio. Ricarico gli scudi. Meglio questo. Mi era parso di sentire delle voci dietro. Uso un kit fenice. Ricarico gli scudi. Sto giocando meglio con l'Oba, porca puttana, hanno tutti i personaggi già prima d'ora. Ma questi qua, porco dio, pushano ma sanno sparare, non ci sono i cazzi. Questo io lo devo concedere. Ricarico gli scudi. Mi sto curando. Lasciate giù Prowler. Muoviamoci, abbiamo un minuto. L'anello è laggiù. Vado a dare un'occhiata qui. Ma i nostri nemici dove cazzo sono? Due squadre rimaste? SMG Prowler. Oddio, quanto lo voglio. Vi va di fare un giro qui? Lo prendo? Lo prendo o non lo prendo? Ma sì, vaffanculo. Ecco, casa. C'è un nemico nei paraggi. Io avviso, non siamo soli. Fanculo! Ho vinto con l'Oba, cazzo! Siete i campioni Apex. Non c'è molto da chiarire, chiedere tanto, faccio schifo, 3 kill. Ho fatto, allora, 3 kill e 5 assist. 3 kill, 1238. Questa qua ha fatto 1300, 7 kill. Non c'è molto da chiarire, cioè, non c'è niente da chiarire. Trovato gente che sa sparare, vinci le partite, cazzo. Cioè, te non ti immagini neanche quello che mi trovo fino ad ora. Un uragano di incompetenti, ma un uragano, uno dopo l'altro, in massa figa.
Ah, io volevo fumare la sigaretta. Aspetta, andiamo al poligono. Andiamo al poligono. Ma nel senso la mira o nel senso quello che devo tenere nello zaino, come volevi segnalarmi? Mo ti dico. Vai Anto, insultami, che così mi rendi ancora la serata, il finale della serata più divertente. Dai, mi manca qualcuno che mi insulta, frega. In realtà c'è mio fratello che mi insulta. Ah, la mira va benissimo, almeno quella, cazzo. Almeno quella. A parte che ho fatto degli spari in volo con Octane League, è stato uno schifo dopo l'altro, ma vabbè. Ma stai parlando nel senso della dello zaino? Io veramente, guarda, sono disperato. Ho dei compagni che sono dei rincoglioniti patetici, figa. Patetici. Ah, sì, vai. Con calma, eh. La gestione di risorse è una merda. Il movimento. Questa mi interessa. La gestione delle risorse, sono un maniaco, quindi non so quanto riuscirò a resistere. Prendi lo zaino. Ah, lo zaino. Dipende anche dall'arma che ho, eh. Dipende dall'arma che ho, perché io di solito, se per dirti ho il pompa, tengo massimo 32 colpi di pompa. E tutto il resto è nella primaria. Cioè dipende anche da... dall'arma che utilizzo. Se ho per dirti cecchino, equipaggiamento ideale, minchia, perché adesso vedo un cazzo. Allora di solito prendo questa, senza accessori, colpi, quanti ne ho? No, ancora. Intanto, allora, io per dire, giocata col pompa, cazzo, il pompa non vado mai in poligono, cazzo. Non è di qua. Non è di qua. Un kit medico, un kit fenice. Quanti colpi ho? No, forse i colpi sono un po' troppi. Bello pure con il tiro. Comunque ho preso poco così. Poi dipende se trovo tante batterie, se trovo tante... Ah, mi ha fatto rifare tutto. Oh, i miei coglioni. Guarda che... è stato fantastico! Il mercato non dura un cazzo. Forte in questa... è ora di andare! Thank you.
E presa poco è così. Dopo dipende se ho le batterie o no. Se non ho le batterie. No, no, aspetta, non so la giusta quantità perché non ci vedo. Sto fumando. Comunque di solito 2,40. Allora. 120, 2,40. Di solito 2,40, poi dipende. Se è l'R301 anche 300, perché l'R301 spara in botti colpi. Facciamo così. Sì, praticamente sì. Sì, praticamente mi faccio la linea di munizioni completa. Sopra sempre. Dopo, ecco, se uso invece il cecchino ho meno colpi di uno, più colpi dell'altro. Però sì, in linea di massima sì. La linea sopra è sempre piena di colpi. Cure granate, esatto. Sì, di solito io lo tengo così. Poi in questo caso, avendo solo il pompa, non tengo tanti colpi. È come col cecchino, se ho il cecchino non tengo tanti colpi, però tengo tanti colpi dell'altra arma. È per quello. Beh, non va bene. Poi io ho l'abitudine così, figa. Se per dirti ho Flatline e R99 o R301, quella parte qua è tutta di leggere e sotto ci sono tutte munizioni, granate, carica, batterie e tutto il resto. Granate e scudi? Cazzo, il fatto che con le granate è una menata perché più delle volte le schivano. Anche perché le vedono, quindi le schivano. Quindi tu mi stai dicendo due cure. Quattro piccole. Ah, fanculo. E dopo tutto il resto di granate, cioè una roba del genere. Approssimativo, perché c'ho forse troppe batterie. Una roba del genere. No, no, non ho dubbi. Cioè, allora, io per abitudine con i random, purtroppo, mi tengo tante cure. Meno granate. Mi tengo tante cure perché. Due, tre? Mi tengo tante cure perché o c'erano i miei bisogni i miei compagni, oppure non riusciamo a uccidere la squadra che stiamo sparando, e più delle volte succede così. E il risultato qual è? Che non riuscendo a ucciderli, cosa succede? Chi ha bisogno di curarmi non ho le cure. L'utilizzo di. Sì, per Dio, non è che sono così cattivo. Nel senso, questa sticca. Quindi naturalmente fa molto danno se viene sticcata. La granata è una granata normale e poi c'è l'altra che è questo cos'è? Ah, la termita. E la termita invece la devi lanciare per terra perché è meglio. Di solito dietro il riparo dal nemico. Sì,
sui piedi, principalmente sui piedi. Io di solito tiro sui piedi. La granata un po' più avanti, granata perché rimbalza. Questa la sticco. Lancio una stella arc. E questa va invece la tiro sui piedi. Fuoco alle polveri. Ecco, questa è una merda. Devo ancora incapire la termite. La termite è quella, devo capire quanto... Sì, pure con calma, tanto non ho così tanta fretta. Sì, sì, certo, certo, lo puoi tirare sempre in terra in parte al nemico, certo, certo. Cioè, lo puoi tirare anche qua in terra. Lancia una stella. Che lo stesso gli fai danno. Sì, sì, quello lo so. Sì, il danno lo fai sicuramente. Il fatto è che io, come ho detto, quando tiri una granata, come ho tirato prima al Gibraltar, che io ho tirato la granata, la vede, si sposta e ti pusha. Cioè, è per quello che non uso mai le granate. Cioè, sì, le uso, non è che le butto via per l'amor del cielo. Più tanto è proprio il fattore del... Sì, ok. E per rompere anche gli scudi a Rampart. Più veloce, espulsione seggiolino e iettabile. Sono andato oltre, come solito. Sì, sì, no, lo so ste cose, nel senso, principalmente per far togliere a riparo ai nemici. Tanto che i nemici più delle volte lo vedono e quindi è normale che... Infatti non le uso quasi mai. Preferisco le stelle arc. Dopo se trovo la termite o le altre cose, naturalmente. Ah, 14 critico. Vabbè. Con uno zaino oro io di solito ne ho due e basta. Con lo zaino oro due di solito e tutto il resto sotto cure di solito. Se invece ho lo zaino bianco opto per una massimo. Quali? E beh, la stella arc o la termite. Le granate normali non mi fido tantissimo. Certo, se trovo solo quella, tengo quella, come in questo gioco si ha. Quindi quello che trovi naturalmente lo usi. A significa schifo? O A significa ok? È una buona cosa. Lancio il trampolino!
quante visualizzazioni farò con quello. Sei più veloce di quanto pensassi. Aspetta, ma sì? Io sono comunque più veloce. Vai tranquillo. Sono già 11:30. Mezzanotte vado a Nine. Stai scrivendo ma... Ah, ok. E tranquillo, scrivi tranquillamente con calma. Oddio, tieni sempre almeno una stella arc con uno zaino bianco blu. Dal viola porti 1-2 stelle e una termite. Quindi 1-2 granate quando c'ho il viola. Ma di solito meno male faccio un po' così, nel senso. Come ho detto, quando ho zaino bianco o zaino blu una granata. Quando invece ho zaino viola, cosa che non succede quasi mai, ma quando ce l'ho di solito ci metto almeno 2 granate. Poi se mi dici anche 3, vedrò di cambiare la mia ideologia. Dopo il fatto delle cure, come ti ho detto, te dici 2 kit medici, ma quando trovo la gente che non sa sparare, più delle volte devo nascondermi per curarmi. Sì, quel pompa sì, va bene. Bomba e cecchini ho sempre meno colpi, quindi naturalmente ci metto più roba. Minchia, l'ho preso al volo. What the fuck? Minchia, si distrugge il trovato, ragazzi. Asfalta sta arma. Ho capito, però te l'ho detto, è la mia abitudine, io prendo sempre un botto di più apposta per questo motivo, perché quei random figa è uno schifo. Sì, dovrei mettere meno cure, questo sì, questo è vero, questo è assolutamente vero. Questo è vero, non so cosa dirti, guarda, dovrò abituarmi, c'hai ragione anche tu, cazzo. Te sì che sei un uomo con le palle. Bianche, rosse e gialle. Il movimento è una merda. Come lo sai? Espulsione seggiolino è iniettabile. Marco, cosa che mi muovo? Ma nel senso, ne scappare o movimento?
In che senso? Ah, ma il rumore. Ah, ma il rumore è quello di prima? Quando ero dentro nel sentiero per andare sopra dove c'è il RS? Quello davanti a bunker? Quello in salita? Io mi sono fermato e avevo sentito un Pathfinder. Sì, passi i nemici, io sì, sento sempre. Io sì, io cerco i nemici. Cerco i nemici. Mazza i nemici. Cerca i nemici. Lancio il trampolino! Ah, se non mi sbaglio, mandati a scivolare, salta più in alto. Non salta più in alto, salta più... Non ci arrivo. Ma io boh, cioè, io i passi nemici li sento, naturale che io mi aspetto di sparargli. Dopo doveva dipendere dai passi nemici se sono lontani o no. Certo, se sono lontani non è che posso farci molto. Chissà quante visualizzazioni farò con quello. Oh, il volo spara proprio male. Mamma mia. No, se di qualcuno tu non stai fermo, piuttosto ti avvicini ai compagni, trovi un riparo dove puoi sparare, cerchi di coprire il punto dove senti quasi nemici avvisando i compagni, perché tu li hai sentiti, quindi mi avvisi prima di fare azioni attentate. Sì, in effetti non è che me la sono giocata bene. Più tanto che io sento i nemici, li tengo puntati. E quando per il semplice motivo che i miei compagni non mi fido. E quindi quando io li tengo puntati, almeno sono sicuro di potergli rompere le palle e fargli più danno possibile. E questo che cazzo è? Questo cos'è sta roba? Boh. Allora, io, come ho detto, non è un fattore di aver di non saper come muovermi, nel senso di stare vicino ai compagni. Principalmente i miei compagni sono degli idioti. Te devi fare conto che io non ho dei compagni a cui ho comunicazione o ai quali io posso affidarmi. I miei compagni sono inaffidabili già di partenza. Non per il personaggio che scelgono, non per, ma già di partenza io non mi fido. Perché già mi conosco e già conosco i miei compagni. È proprio così il mio. È per quello. Dopo io vedo il nemico, naturalmente lo tengo puntato. Appena esce, appena tipo. Allora, io vado in giro, lutto, lutto, ta, 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 sento i passi, mi sposto, vedo il nemico, lo tengo puntato. Lui magari mi vede, mi spara, inizio a sparargli anch'io. Ok, non lo uccido, però io già Siamo qui, gli amico. segnalo che c'è il nemico. Questo perché? Perché non si può segnalare? Hai capito? E quindi è normale che io preferisco fargli più danno possibile, così almeno ai miei compagni è più facile la loro giocata, perché sono sicuro che muoiono. Sono sicuro che io quando, dopo avergli sparato, ok,
fai che io sia fortunato, ho un riparo per coprirmi. Ok, io per dirti sono qua, gli sparo. Non so perché l'ho ucciso, però gli sparo, non lo uccido, gli rimane qualcosina, mi riparo naturalmente e mi curo. E naturalmente dico che ci sono i nemici, qui, ma io dopo che gli ho detto che mi curo, intanto che mi curo, il nemico mi pusha e mi uccide, perché i miei compagni non capiscono un cazzo. È quello il fattore, che io faccio più danno possibile anche a uno dei nemici, per il semplice fatto che così, perlomeno, il minimo di danno riesco a farlo, e i miei compagni quando gli vanno addosso o a questo e altri due, almeno questo qua ha già meno vita. Quindi gli altri due sono già più facili da buttare giù. Che dopo mi pushano e i miei compagni sono ancora in giro a cercare i funghi, perché oh guarda un fungo, mi stanno sparando, oh guarda un fungo. È naturale che io vado a terra e i miei compagni, oh guarda il nostro compagno è andato a terra, scappiamo. Questo è il gioco. Cioè questo è quello che mi succede, non questo è il gioco, questo è quello che mi succede. Sì, sì, dipende dalla situazione, come ho detto, perché sì, se non ho un riparo lo prendo nel culo. Che cazzo posso fare? Come ho detto, faccio più danno possibile. Porco Dio, te in piedi mi stai spettando fuori. Faccio più danno possibile. Non so cosa dirti, io purtroppo me la gioco così, me la gestisco così. Non è giusto, perché non è giusto, ma con l'abitudine che ho avuto dai miei compagni, purtroppo è così. Porco Dio! Tanto mi spende di colpi. Due alla volta. Sì, lo so, dovrei fare così, in effetti. Dovrei veramente fare così. Però, come ti ho detto, con i miei compagni, è proprio il fattore di giocare con i miei compagni che è una merda. Perché i miei compagni, più delle volte, o vanno a terra loro prima, che mi è già successo non so quante volte, perché vanno a terra loro prima. Perché, oh, guarda, c'è una squadra nemica. Via, subito. Andiamogli incontro. È là? Arriva là? Sono a terra. Io sono là in fondo. Ok. Sono qui in fondo. Che lo guardo all'aperto. Come dici tu, giocare a briscola. Lo guardo e dico: perché? Perché? E dopo gli altri mi sparano. Non so. Io farò schifo a giocare, perché non è che sia un supereroe, per amor del cielo. Però, figa, io non mi fido di nessuno. Io non mi fido di nessuno. Io in quel gioco qua non mi fido di nessuno. Ma c'è mica il trucco dei manichini che funzionava. Io non mi fido più di nessuno. Sarà una mia mentalità, probabilmente, che fa schifo. Però non mi fido più di nessuno. Poi i miei alleati, figa, fanno di quei giri che sono insensati. Ho fatto di quei giri che te non capiresti neanche perché ho dovuto farli, figa. E dovrei correre dietro la gente del genere. Cioè, boh. Il fatto che parti già con l'idea che non ti fidi di nessuno fa schifo. Fa schifo, fidati. Sì, comunque sì, devo abituarmi a prendere più ripari. Questo me l'hanno già detto i tanti, anche Ste me l'aveva detto tempi fa, che io quando vedo un nemico gli sparo anche all'aperto, questo è vero. Dovrei andare ai ripari. Su questo c'hai pienamente ragione. Su questo non posso darti assolutamente torto, c'hai pienamente ragione.
sono un mendicato. Azzo, come sei, come mi dai la carica, figa, dai, una partita me la faccio, ancora una poi mi fermo. Ma che cazzo uso adesso? Lifeline? Ma anche tu non sei male. Già solo scrivendo, figa, mi hai già convinto. Vedi? Sono molto più convinto. Allora, ora, parlando di cose serie, andiamo un po' di Bloody. Non so se usare Horizon, Bloody, boh, cazzo uso. Poi giochiamo insieme? Guarda che questa cosa non so se sia una grande idea. Più tanto è per te, non per me. È per te il problema. Non per me. È tutta quella la questione. È un problema che non è mio. Non è mio. È un problema che dopo diventa il tuo. Il problema è un problema grave. Fidati, perché diventa un problema grave. Dopo, sicuramente, se gioco in squadra, magari giocherò diversamente. No? Quindi, Anto, potrei anche giocare meglio giocando in squadra. Ecco, già adesso siamo in due, non c'è neanche te, ah sì che c'è. Cioè, magari... No, dovresti puntare, figa. Come mai vuoi giocare da solo? Andiamo, partner. Bello che gli amici, figa, approfittane, cazzo. Vai, Orizzanonna. Oro 2. Ma che cazzo di lobby è? Ecco il campione. Non dovresti pensare così comunque. Io, avendo la possibilità di avere magari qualche compagno, è meglio giocare con un compagno. Però la nostra posizione per la battaglia. Dipende anche dai compagni che hai, questo te lo concedo, perché ci sono dei compagni che anche se tu li conosci da molto tempo preferisci giocare da solo, che forse è più divertente. Su questo in effetti te lo concedo. Ma noi andiamo lontano? Molto lontano. No, noi andavamo lontano. Ma sì, dai, proviamoci. Cazzo, un ex Predator che non gioca più. Come mai? È una brutta cosa, cazzo. Anzi, credo di passare la voglia, però, che c'è un compagno di quelli importanti, di quelli decenti. È naturale che ti fa girare i coglioni. Levati a cazzo, Ryzen. Grazie. Gentilissima. Bello quel caricatore. Guardate la mappa. Il prossimo anello è lontano. Ah, c'era. Lo scudi di merda. Ma questo qua deve venire a fare i cazzi miei. Ma adesso non hai altri posti. Ma coglioni. Perché devo regalare il loot ai miei compagni? Ho un supporto. Te lo do io supporto. Vai, sparagli, uccidili tutti. Io ti sparo da lontano se vuoi. Mi metto un bel radius, figa, inizio a laserare ogni cosa vedo, figa. Non è la prima volta che faccio da supporto, figa. Io sparo col cecchino dappertutto, figa. G7 cecchino, mai love, figa. Livello 2.
Anche perché almeno da lontano gli sparo, butto a terra qualcuno, poi li pusciamo. Ma più delle volte i miei compagni fanno schifo. Mettitelo nelle chiappette, l'avo. Ma si è trovato lo scudo. Ah, il piglio lo zaino, non era qualcuno. Io ho preso il cecco, vediamo se trovo un'arma di cecco. Un cecco di arma. Questo è un bel 2-4. Questo no, questo no. Bello Fruitline. Guarda che anche la Spitfire non è da buttare. Però il mirino è un po' troppo esoso. C'è uno scudo Evo qui. Wow! Guarda che cazzo sono andati! C'è ancora quella casa di coso qua da lottare. Guarda che cazzo sono andati. Livello 3. Il caricatore però lo vorrei volentieri. In marcia, miei cari! Ne ho bisogno. L'anello sta per chiudersi, abbiamo un bel po' di strada da fare. Qui c'è un flatline. Qui c'è un R99. Buono, ho la mia armi. D7 e flatline. C'è poco tempo. No! Ho sbagliato. Che palle. Qui. E wow, per Dio, hai trovato tutti lui, figa. Ma che è? Hai l'abbonamento degli scudi viola? Te lo potresti prestare, quell'abbonamento? Vorrei volentieri. Giuro che non ci soffro. Grazie. Nemico individuato. Ma scienziati li chiamiamo così. Attenzione, anello in energetico inteso. Livello 3. L'anello si sta muovendo, guerrieri. Aprire un buco nero qui per risucchiare tutto il bottino dell'area. Ok, non funziona proprio così, ma... Zipline rilasciata. Abbiamo un nuovo leader. Ci siamo. Grazie. Squadra, ho trovato la posizione del prossimo anello. Controllate le mappe. Oh mio Dio. Lo faccio anch'io. Lo posso fare anch'io, stronzo. Caricatore leggero esteso, livello 3. Piovono regali. Capsula assistenza in arrivo. Inizio season, quindi un mio amico. Oh, qui ci sono. Madonna, si iscrivi. Madonna, si iscrivi tanto. Allora, ditti questo split, abbiamo giocato nella season, questo mio amico, non intendo non ci lasciati perché ho fatto una cazzata. Qui c'è una battaglia scudo. Top 5. Cazzo standard da questa parte. Cazzo? Notevole. Tutto mio. Solo in due top 5. Tanta roba. GG, cazzo. Ecco, io adesso qua sopra di solito ho metà. Con le armi che ho adesso, di solito ho metà. Le granate, devo prendere le granate, cazzo. Ah, due già ce le ho, sono a posto. Ecco. Quasi simile al solito che ho. Di solito ho più pesanti e questo qua va sta sotto. Ah, davvero? Ma nel senso che fanno proprio schifo? Nel senso che ce ne sono tanti ma non sono capaci di giocare? Oh, grazie. Ah! Sto usando il rampino. Mi sento soddisfatto di me stesso. Sto creando una zona. Cioè, dai. Apro fuoco, come sto canale. Ma che cazzo fa? Grazie a cazzo. Porca puttana, non li vedo. Dio, adesso Split Predator non sono abituati,
Penso sia più per quello. Penso sia per quello il fatto, perché la gente era abituata quando era diamante che bene o male trovava le lobby ancora platino e quindi riusciva lo stesso a gestirsi e a giocare con la squadra. Invece adesso con questa idea di mettere il diamante con i Predator è un bel dito al culo. Penso sia per quello. Mi sto sbagliando? Vabbè, io sto solo supponendo, non è che le mie sono conferme, anzi. Qualcuno è passato, nemico laggiù. Azza. Ma perché stiamo andando addosso a questi qua? Nuovo leader uccisione. Li ho presi. Come li ho presi? Cazzo, fai schifo. Oh, arriva un replicatore. Andiamo da questa parte. Ignora. Nemico individuato. Colpo diretto. Per istinto sparo qualche colpo che fa sempre bene. Ma forse dovremmo andare. Li ho presi. Oh, mi ero toccato. Vuoi andare lì? Sali da lì. Nemico laggiù. Andiamo da questa parte. Amici. Controlliamo quella zona. Pezzo di merda. Bravo. Sto ricaricando gli scudi. No. Mi sparano, amici. Quegli imbecilli mi stanno sparando. Sto ricaricando. No, cazzo, la batteria ci sta scaricando. Porca Eva. Può anche aprire questo posto, non fa male. Ricarica scudi in corso. Qui c'è uno scudo Evo, livello 3. Usa il ravvino. Allora, rientro, siamo lobby platino dei 3, sui lobby platino invece così. Se sei diamanti, trovi diamanti, tranne se master o prego, sono precisato. Pure quei bestioni. Però in effetti come hai detto tu, come è così, nel senso che trovi i lobby diamanti, quindi i lobby diamanti la gente non è abituata. Può darsi che sia anche quello, Riparo. Porco Dio. Sto ricaricando gli scudi. Ricarichi. Ricarico gli scudi. Usate la mappa come guida. L'anello si sta muovendo. Mi prendo qualche secondo per ricaricare gli scudi. Rimane metà della squadra. Mamma mia, che schifo. Individuato. Ma sta arrivando un'altra squadra. Sto aprendo fuoco sul nemico. Dovremmo andare da questa parte. Sto convocando il nemico. Sto invocando la forza di un'altra.
Muoio, no. Replicatore di difesa. Una benedizione degli dèi. Mi sparano, amici. Vabbè. Ricarica scudi in corso. Ah, vabbè. Nemico vicino. Arrivano altri. Ecco. Questo è giocare. Questo è giocare secondo te? Cioè. Vabbè che ho sparato di merda, eh? A parte contro Wraith, ma dopo per il resto ho sparato di merda. Ma più delle volte gioco così, il risultato è questo. Il più delle volte è così. Mio compagno scappa, quitta, proprio se ne va, se ne sbatte altamente il cazzo di me. Via. Spariamo due colpi, ok? Pum pum, mi colpiscono, l'anello si chiude, siamo nella merda, scappa. Via. Non ho buttato a terra un nemico, dammi una mano. Devo farmi il kit medico? Quello è vero. Però per abitudine, come ho detto, io faccio prima le cose piccole e poi pippo con quella grossa. Dopo dipende anche... Io veramente mi aspettavo che i nemici fossero da un'altra parte, però. Cioè, te pensa che perdi più, tra l'altro. Hanno fatto il giro, hanno sparato a Pathfinder che è scappato, come il classico codardo che vedi, e hanno aspettato me per uccidermi, figa. Oh, che schifo. Ho finito poi questa qua. Ah, sì, ho finito. Crabber era la fine. Oh, guarda, è uno schifo. Sì, so che potevo farmelo, però non l'ho fatto perché ho già sparato lui, poi ho tirato granate e ho detto, vabbè, probabilmente non sarà neanche lì a aspettare, invece sono lì che aspettavano. Perché naturalmente mio compagno se n'è andato a farsi i pompini dietro le rocce ed è proprio andato via. Poi mi stanno sparando, sono a terra, a posto. Erano anche fattibile perché come nemici facevano non è che venivano chissà che roba, né. Però, come vedi, questo è il mio tipo di gioco in base ai miei compagni. I miei compagni scappano e ti lasciano indietro. Cioè, non è che scappano, butto a terra un nemico, cazzo, torna indietro, cammina a mano. No, scappano e scappano. Punto. Più vanno lontano, meglio è per loro. Hai fatto... In che senso prima di usare la ultimate? Cioè devo prima curarmi dopo usare la ultimate. Ma sì, infatti abbiamo girato a sinistra. Abbiamo il fatto che quando noi abbiamo praticamente quando noi siamo andati a sinistra, anche quelli che stavano fightando con l'altra squadra, invece di fare fight tra di loro, sono scappati dietro e hanno preso noi. E quello è il punto. Perché infatti i nemici là erano solo due, perché l'altro probabilmente è rimasto là. Io penso per quello, ma cioè
Sì, ma non c'è, non, il tempo che è arrivata la seconda squadra dietro, Horizon è andata a terra. A parte che Horizon, come hai visto, è una rincoglionita. Cioè, hai Horizon, hai la super, hai il propulsore che spinge in aria, sei morta. Cioè, io veramente, come vedi, ho i compagni che giocano così. Dopo io non sono un prone, ma Cristo, ma cioè, io ho un rateo 0,7, te non ci credi, ma io te lo faccio vedere. Cioè, questa è la mia disperazione. Vabbè, Fiumi di stagione sangue questa che non ce n'è che onorino mai il padre di giocato. tutti gli dei. Perché la stagione ha fatto più tanto classificate. Queste sono i miei cose classificate. 0,77. E notare che ho fatto 280 uccisioni e 372 KO. 372 KO sta a significare che io la gente l'ho buttata a terra e tanta, ma i miei compagni morivano, quindi rimanevo da solo. E quello ho fatto. Cioè, la KO, vabbè, togli gli assist, per quello io ho fatto più tanti con Blowdown perché ha radar, quindi anche Crypto ho usato tanto, tanto, non tanto, però l'ho usato anche quello. Però i KO 372 li ho buttati a terra e sono 100, sono 90, quasi 90 in più delle uccisioni. Vuol dire che la gente l'ho buttata a terra, cazzo. Però più delle volte rimango da solo. Questi muoiono, i miei compagni vanno a terra e io che faccio? Lo piglio nel buchetto. Verserò fiumi di sangue e onorerò il padre di tutti gli dei. Vedi, è quello il problema. Il problema è che se tu sai che sei messo peggio, non fighti neanche. Cerchi di aggirarli o cerchi di spostarti a destra o a sinistra. In un modo sicuramente si potrà aggirarli. Cazzo, prima c'era Octane Horizon che ha pushato le squadre, figa. Hai capito la differenza dei miei compagni? Allora, la squadra di prima era Octane e Horizon. La squadra di adesso era Pathfinder e Horizon, che di per sé c'è una leggera differenza. Vabbè. Octane e Horizon lanciavano trampolino e si lanciavano addosso i nemici. Ok? Pathfinder e Horizon scappavano. Sparavano, hanno sparato a tutti quelli che hanno visto, perché hanno sparato a tutti i nemici che hanno visto. Tempo che gli sparavano due colpi, si nascondevano e via. Ci spostiamo. Andiamo, spostiamoci. Andiamo, spostiamoci. Io continuo a fare così. ma il fatto che... Sì, allora, il mio posizionamento, infatti, come hai visto... Mi sono messo subito al riparo perché nel spararmi tre colpi mi ha buttato lo scudo, mi sono subito messo al riparo. Cioè, quello ci sto lavorando, essendo una cosa che è nuova. Ci sto lavorando. Però, come hai notato, anche se io mi posiziono, mi curo, attivo la super, faccio il radar, gli faccio vedere dove sono i nemici, i miei compagni muoiono. Oppure scappano e ti lasciano a terra. Cioè io faccio il possibile, io faccio sempre il possibile, fino alle mie competenze naturalmente, non sono Mox, non faccio quattro salti, sparo quattro colpi, butto a terra quattro nemici, però cioè, il mio possibile, il mio massimo lo faccio quasi sempre. Ma il più delle volte io trovo squadre, compagni che vanno a terra sempre, compagni che non usano le abilità, ne ho trovati una marea. Lifeline, quella di prima, non andava neanche a curare Pathfinder. Il Gibraltar che non usano gli scudi, le cupole. E lo scudo, neanche usano gli scudi a sparare, sparano senza mirare, senza gli scudi. Ho trovato un Octane fino a mai che non ha messo mai un trampolino. Abbiamo corso tutto il tempo, non ha mai messo un trampolino, figa. Di solito io trovo gli Octane che lanciano i trampolini anche sulle porte. Anche sui recinti, anche sui nemici lanci i trampolini. Questo qua non ha lanciato neanche mai un trampolino in tutta la partita. Ho trovato Caustic che non ha mai messo trappole. Mai, mai una fottuta trappola non l'ha mai messa. Non dico di tirarla super perché quella ci piega di più, è più complessa, devi studiartela bene, per l'amor del cielo. Ma neanche una trappola ha messo. Neanche una trappola. Io quando scendevo e avevo Caustic, la prima cosa che facevo, lanciavo le trappole ancora prima di scendere.
questo neanche una trappola metteva. Ho trovato, vabbè, gli Horizon, quelli non tanti, iniziano a essere di meno. Crypto Zero, loba, ho trovato delle loba bellissime. Oddio, spero spero di fare il possibile anche come supporto. Comunque ho trovato anche una loba che metteva bellissimi in due blowdown de loba, metteva la super, ok, prendevano quello che gli serviva, arrivavo io, perché cazzo, metti la super, di solito la metti per tutti i compagni, no, mette la super, appena che arrivo io pum, la toglie e scappa. Porca di quella puttana, ho trovato anche questa stronza di merda. Ti giuro, ci sono rimasto malissimo. Allora, io sinceramente voglio arrivare a diamante. Adesso mi mancano un po' di punti. Ho ancora 7 giorni e quindi voglio arrivarci. In che senso maggiormente? Io, come hai visto, faccio le live dalle 9 alla mezzanotte. Dopo purtroppo devo staccare. Sabato, venerdì sera e sabato sera, quello è inoltrata, quella non ho un orario. Però purtroppo venerdì sera e sabato sera ho inoltrato. E invece da lunedì a giovedì, dalle 9 anche da domenica. Da domenica a giovedì o massimo fino a mezzanotte. Vediamo. Adesso cerco di arrivare a diamante, perché sinceramente la scia mi interessa. Mancano ancora 7 giorni. Dopo vediamo se ci troviamo io e te, e troveremo anche un terzo, ben volentieri. Dopo, visto come gioco, hai visto come gioco. Quindi verrò insultato, micia, verrò insultato pesante. Verrò insultato. Come fare a eliminare un follower in poco tempo? In tempo un secondo, via, eliminato. Niente, è già mezzanotte 10. Grazie per il supporto, figa. E di anche tu sei da supporto. Vabbè, io devo andare, che è già bello poco e tardi. Ti do la buonanotte, grazie per i consigli. Quello cercherò di trattenermi. Stai già chiedendo troppo, però. Già qua stai già chiedendo troppo. Io giocavo da supporto. Facciamo due supporti. Che te frega? Tu supporti me, io supporto te. Io supporto da lontano lontano, te supporti da media distanza, e il terzo resta a 12 nemici e muore. Non è così che si gioca. Vabbè, se non ti senti adatto, quello è un altro discorso, per amor del cielo. Se tutto va bene arrivo diamante. Il prossimo spirito proviamo. Vediamo cosa salta fuori. Dopo è anche un fattore di saper giocare, di saper comunicare. Perché magari te mi dici qualcosa, io non riesco a capire, oppure ti dico io qualcosa. Insomma, vediamo se ci troviamo, ben volentieri comunque, comunicazione. E avere un compagno di squadra sarebbe manna dal cielo per me. Ma veramente manna dal cielo. Livelli... questo momento, poi veramente io non pensavo che se non hai la squadra non ce la fai, ma cazzo, ti serve davvero la squadra, porca puttana se ti serve, il che è normale, la paura del cielo. Bella ciccia. Neanche io spero di deludermi, sinceramente. Spero anch'io di non deludermi.
Perché 7 giorni sembra, ma sono pochi. Cioè, sembrano tanti, ma sono davvero pochi. Spero anch'io di non deludermi. Vabbè, io adesso però devo veramente andare. Grazie Fes per tutto il supporto, grazie per l'aiuto, grazie per... Grazie. Ragazzi, devo dire, grazie. Notte, notte. Ah, Dio, diamo ninne, va.